Anzi, prima di affrontare... Anzi, a reggere lo striscione, diciamo. Del... Ma prima di affrontare con te la questione omosex e dintorni, in cui faremo uno scambio molto, molto serrato di opinioni, io farei un collegamento con un amico, lo so che non lo sapete voi, ma ve lo dico io, ve lo faccio io adesso, e che ci racconterà un episodio particolare, perché la trasversalità della zanzara, lo dico senza... Sì. Senza esaltare questa cosa, la grande trasversalità della zanzara, senza adularmi, è questa, cioè quella di essere ascoltata da persone che vanno dai 20 ai 50, 60, 70 con mestieri più diversi. Ed è un po' il mio orgoglio, diciamo, quello di aver portato oggi qui a Trento centinaia di persone, soprattutto ragazzi, e anche qui naturalmente. Gentaglia, certo. Ma come gentaglia? Vuol dire gentaglia? Gentaglia. No, non loro, però gentile. Però il collegamento è con un giornalista che è un mio amico da tantissimi anni, molto che bene. È un inviato di guerra, che si chiama Fausto Biloslavo, che dovrebbe essere in collegamento da casa sua. Fausto! Eccolo! Eccoci! Buonasera a tutti! Ciao! Allora, io conosco Fausto da tantissimi anni, perché una mia ex fidanzata a Roma era amica... di Gianni Calessin tantissimi anni fa, poi ci siamo conosciuti perché sono stato praticamente il primo, sono stato quello che l'ha fatto entrare a Cabullo quando facevo ancora delle cose semiserie nel 2001, se non sbaglio, Fausto, nel 2001 tu dopo l'11 settembre eri in collegamento con me quando sei entrato a Cabullo insieme alle truppe americane. Pensa te cosa doveva succedere dopo più di 20 anni, sei di nuovo in un fronte di guerra. Però ecco, la cosa che mi dovevi raccontare, oltre poi a farci vedere un paio di cose del tuo studio a casa a Trieste, un paio di cose, è questa. Che cosa succede dopo una giornata di lavoro sul fronte, diciamo, nel Donbass, dove sei stato in questi due mesi? Nel Donbass, insomma, dopo una giornata di lavoro, una giornata sotto le bombe, e a un certo punto alle 2 di notte... quando finiamo, insomma, tutti i collegamenti, tutti i servizi, tutto quello che c'è da fare, abbiamo bisogno di un sonnifero. No, abbiamo bisogno della zanzara. E assieme a un collega della stampa, Francesco Semprini, ogni notte noi ci addormentavamo con la zanzara e facevamo delle scommesse su Parenzo, perché dicevamo: benissimo, guarda, 5 secondi e Parenzo esplode. Cioè, dopo tre secondi esplodeva come una bomba. No, cosa dici? Pazzi, eccetera. No, e dato che noi tutte queste cose, dato che parlavate della guerra, insomma, no, e tutte queste cose le vivevamo sulla nostra pelle ogni giorno, cioè ci rilassavamo a sentire le immani, si può dire quest'ora, cazzate che venivano fuori da tutte le parti, e anche a capire la variegata umanità, insomma, ecco, del pubblico che avete, del pubblico italiano che avete, e le idee strampalate sui russi. Senti, ma no, la mia curiosità, scusami Fausto, la mia curiosità, oltre al fatto che, cioè, vabbè, noi abbiamo sempre ospitato filo putiniani di ferro e ne ho fatto anche un vanto nella prima parte, dopo che gli altri ci hanno anche un po' seguito, se vogliamo, le televisioni, adesso, insomma, dico una cosa non per vantarmi, ma la realtà, spesso alcune cose noi le abbiamo anticipate di palinsesti televisivi, uno può dire chi se ne frega, però di fatto è così. Però come facevate a collegarvi col podcast, cioè a sentire il podcast della zanzara? Cioè, voi avevate sul fronte del Donbass, c'era il wifi, come cavolo facevate? Assolutamente, perché il wifi era fondamentale per collegarci, prima di tutto per fare il nostro lavoro, e dopodiché... E appunto per rilassarci, insomma, usavamo lo stesso ponte che avevamo di wifi, e i russi avevano lasciato intatti i collegamenti, a parte proprio la primissima linea, per un semplice motivo, perché gli ucraini non avevano sistemi di comunicazione adeguati, parlavano per telefono, per telefonino, e quindi li ascoltavano. Quindi noi, secondo ascoltavano te la trasmissione è stata intercettata dai russi? Secondo te? Ma assolutamente sì. Questo spiega molte cose, d'accordo, grazie. Io non ho altre domande, grazie. Però scusami Fausto, mi fai vedere... Sì, perché ogni... Non ti voglio chiedere nessuna... Nessuna posizione, tu non ce ne frega niente questa, non di quello che pensi naturalmente, ma di sapere, di discutere sulla guerra. Però mi fai vedere un paio, e fai vedere qui al pubblico un paio di cimeli che conservi. Sì. Che conservi. Ma sì, perché ogni reportage porto qualcosa per non dimenticare mai, insomma, ecco, quello che ho visto è impossibile dimenticarlo. Però c'è anche qualcosa di tangibile, non so, come per esempio questo, no? Questo è una di quelle mostrine, insomma, di quei pezzi di vetro che i militari tengono su...
sulle mimetiche, l'ho trovato su un campo di battaglia. Ma è russo? È scritto, è russo. È scritto Forze Armate della Federazione Russa, ed era su una mimetica di un soldato russo. Ne ho visti tanti, purtroppo, caduti, soldati bambini, sembravano addormentati in trincea, avevano un rivolo di sangue invece all'angolo della bocca, insomma. E mi sono portato via questo. C'era anche uno col nome di un soldato che evidentemente non c'è più. Oppure il portafortuna, no? Perché insomma i giudizi di guerra sono molto scaramantici. Ecco, questo è un pezzo di una scheggia, di un proiettile di mortaio probabilmente, che è piombato ad Irpin. Irpin, insomma, ve lo ricorderete, no? Alla Irpin, periferia, insomma, periferia di Kiev, vicino al famoso ponte distrutto dove sfuggiva la gente. Me l'ha regalato un cadetto, avevano schierato a un certo punto, perché non avevo più uomini, gli ucraini hanno schierato i cadetti di 18 anni. Gente giovanissima ma tostissima, e a un certo punto siamo finiti appunto sotto il tiro delle artiglierie, come è successo purtroppo troppe volte, e mi ha detto: guarda, ti regalo questa scheggia perché noi ci siamo salvati, ti salverai anche tu se la porti in giro. E mi sono salvato. E tu, da per 50 non sapere né leggere né scrivere, te la sei portata a casa. Certo. Assolutamente, me la sono portata a casa. Senti, un'ultima cosa ti voglio chiedere, poi ti lascio e ti ringrazio per questo collegamento, che è questa, Fausto. Tua moglie e tua figlia, che io conosco, perché ci conosciamo da tanti anni, sono stato a Trieste, a casa tua, eccetera. Il fatto che tu... voglio ricordare che Fausto è uno che fece, quando era ragazzino, l'unica foto di Arafat mentre lasciava il Libano, no? Tanti anni fa, con uno Beirut, che finì in copertina, sì, su Time. Tua moglie e tua figlia, che ovviamente vedono queste cose con una certa preoccupazione, quando sei tornato, che ti hanno detto? Quando sei tornato, dopo 2 mesi, dopo aver passato 60 giorni, magari adesso hai detto che sei... Hai quindi intenzione di tornare. Che ti hanno detto? La prima cosa che ti ha detto tua moglie qual è stata? La prima cosa, che devo appendere il giubbotto antiproiettile al chiodo, che è ora di finirla. Anzi, ma questo già succedeva con la battaglia di Mosul per liberarla dal califfato, che mi vedeva in TV, era un po', cioè, quindi, do cora, il giubbotto antiproiettile al metto, insomma, e su per le scale di un tetto, poi sparavano alle bandiere nere, le bandiere nere sparavano contro di noi, insomma, avevo un po' il fiatone, no? Oh, 5 minuti dopo la messa in onda arrivava sul satellitare la telefonata: vedi hai il fiatone, è ora di sei vecchio, è ora i capelli bianchi, è ora di poi ha dovuto risolvere pure dei problemi di sua figlia per telefono, adesso non diciamo quali, anche perché mia figlia a luglio fa 18 anni, no? Pensa di averne già i 18 anni, ha trovato anche un fidanzato, per di più. E ti rompevano i coglioni, mamma, sul fronte in Certo, dovevo risolvere, ma cercavo di farlo con piacere, anche perché mia figlia, appunto, pensando che di essere già 18enne, poter fare quello che vuole, poi anche a 18 anni, finché sarà può fare quello che vuole. Sì, ma dico, sotto lo stesso tetto, però insomma farà ancora cosa dicono i genitori, se dopo insomma vuole andarsene col suo fidanzato, no, va benissimo così. Però dico, insomma, questa è la vita vera poi degli inviati di guerra, insomma, hanno anche una famiglia, e la famiglia insomma ti raggiunge anche in Ucraina. Vecchie reminiscenze di un Cruciani di una volta, quello dietro, Fausto, è il comandante Massoud, che era tuo amico, ucciso tanti anni fa. Ciao Fausto, grazie. Ciao, grazie. Un saluto a Fausto Biroslavo. Grazie. Grande Fausto. Vedi che momenti seri, che grande, no? Momenti di verità. Allora, però posso dirti, momenti nella zanzara non compaiono più, perché questo lo sappiamo già, quindi torneranno. Godeteveli qui. Potrebbero tornare. No, la prossima stagione sarà una stagione speciale. Allora, io direi di mettere una cosa, di farvi sentire una cosa che a un certo punto ci ha fatto impazzire.